Benny Di Salle, prodiere, Anna Barabino allenatore, Ilaria Paternoster timoniere, 4:20, Yacht Club Italiano, campionesse europee juniores, reduci da una vittoria bellissima, cosa ci raccontate? È stata un'esperienza molto emozionante, è stato divertente riuscire a vincere davanti agli uomini e molto soddisfacente. È un risultato che inizialmente non ci aspettavamo assolutamente, però ci voleva, quello che ci siamo dette, e siamo molto soddisfatte, è stata una bellissima esperienza e siamo molto contente. Anna, sei soddisfatta di queste ragazze, immagino? Beh sì, moltissimo, direi che in questi ultimi anni hanno fatto la storia del 4:20, dopo aver vinto il mondiale ISAF l'anno scorso a Dublino, aver fatto il bronzo quest'anno a Cipro e aver vinto l'europeo assoluto in Galles, direi che insomma non so a quanti anni fa bisogna risalire per ritrovare un equipaggio che abbia ottenuto gli stessi risultati, e se lo troviamo. Aspettative per questo campionato insomma sono scontate, direi. Sì. Non potete che vincerlo. Sarà ovviamente, incrociamo tutto, sarà comunque difficile. E invece un commento sull'evento in sé, insomma è sempre piacevole comunque vivere un evento con altre classi, altri ragazzi come voi. Quali italiani, campionato italiano. Sì, è vedere nuove facce, è sempre una nuova esperienza, quindi sappiamo che ci saranno altre barche, altre persone, non dobbiamo sottovalutare, c'è sempre una regata importante, bisogna dare il massimo comunque. Okay. Voi a che età avete cominciato ad andare in barca? A 15 anni insieme. Singolarmente? Sono 14. Singolarmente io 7 sull'Optimist. Io 10, 11 del genere sull'Optimist anch'io. Anna, da quant'è che l'alleni? L'alleno da quando sono passata in 4:20. L'anno dopo che sono passata in 4:20, il primo anno l'hanno fatto nella preagonistica con Gigi Naudizio. Al nostro circolo abbiamo tutta un'attività di preagonistica e poi di agonistica. Avevano 15 anni quando sono passati con me e sono andate subito il primo anno al mondiale in Israele, dove hanno vinto la silver. Per cui già promettevano bene. Senti, in cosa sono migliorate secondo te in particolare? Beh, sono cresciute in tutto, sono diventate praticamente complete, ovviamente hanno qualche limite col vento forte perché sono leggere. E forse proprio con quest'ultima regata sono cresciute tanto in determinazione, cioè direi che hanno capito il loro valore e che potevano dimostrarlo proprio ai massimi livelli. L'abbiamo capito anche noi guardando lo score con il filotto di primi, che non sbaglio 4 primi di seguito avete fatto, no? E lì avete dato, come dire, è una bella mazzata direi agli altri. Prospettive per il futuro, scontato il passaggio a 4:70 immagino, no? Ovviamente. Quali sono? Proviamo al 49er FX, che siamo un po' piccine per il 4:70. Ok, quando inizierete? Prossimamente. Questa è l'ultima regata in 4:20. Comunque l'ultima regata? Sì, questa è l'ultima regata in 4:20. Benissimo. Vi va di giudicarvi con un aggettivo in maniera reciproca? Sto parlando ovviamente in barca. Com'è Ilaria? Paziente. E Benedetta? Entusiasta. Carica. Anna, come sono queste due ragazze? Molto determinate nel fare le cose al meglio. Forse abbiamo unito adesso l'obiettivo a tutta questa determinazione dell'essere perfette. Perfetto. Senti, tu continuerai comunque a seguirle anche quando passeranno al 49er FX? Dobbiamo ancora ragionarci sopra, speriamo di riuscirle a lanciare all'interno del gruppo della federazione, che possono essere prese dalla federazione. Certo. Tu nello specifico invece come Yacht Club Italiano continui ovviamente a gestire tutta l'attività 4:20, c'è una nidiata di nuovi giovani interessanti? Sì, abbiamo già un equipaggio che è qui presente e che all'ultima nazionale ha fatto secondo, quindi promette bene. Quindi, insomma, e poi già avremo il passaggio dall'Optimist, quindi speranze. Benissimo,
Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.